È il finale, ragazzi. Dopo un lungo sonno mi sveglio nell'infermeria della scuola. La battaglia con Imu mi ha drenato più di quanto avessi potuto realizzare. Credevo... Vabbè. Inclino la mia testa al letto accanto al mio. Imu è stesa lì, con la sua testa inclinata verso di me. I nostri occhi si incontrano. Miyabi, sei sveglia? Qualcuno deve averci portato a tutte e due qua. Mi posso a malapena muovere? Il suo corpo ha trattenuto abbastanza potere per raggiungere il livello di uno Yoma. Lo sforzo deve essere stato incredibile. Ma a guardarla adesso, si recupererà completamente con il tempo. Una volta che so che è al sicuro, i miei pensieri riguardano subito Murasaki e le altre. Imu, dov'è Murasaki? Esito a chiedere, ma ho bisogno di saperlo. Imu mi dà un sorriso debole e punta al letto punta al letto più in là. Stai chiedendo riguardo me? Sto bene. Non posso vedere Murasaki, ma posso sentire la sua voce. Murasaki, sicura che sei a posto? Sicuro. Dal letto dietro Imu, la testa di Murasaki fa capolino. Quello sparo mi è passato dritto attraverso, ma ha mancato tutto quanto che era vitale, anche se mi ha preso alla svelta. Anche se loro mi hanno portato qui alla svelta. Loro? Per favore, perdona Ryobi e Riona. Ecco, ragazzi! Le due gemelle hanno portato le tre in infermeria al più alla svelta possibile. Proprio quando lei dice queste parole, le tendine dell'infermeria si aprono e Ryobi e Riona arrivano. Tutte quante hanno delle bende intorno alle loro teste e le loro braccia hanno delle imbracature. Sembra che Imu vi abbia battute proprio per bene. Tutte e due danno un sorriso amaro. Se avete qualcosa da dire, ditelo alla svelta. La faccia di Imu diventa severa quando dice questo. Ryobi e Riora abbassano le loro teste. Mi dispiace. Mi siedo sul letto e le do un piccolo sorriso. Scusarsi non vi farà dimenticare di voi. Tutte quante alzano la loro testa e i loro occhi. Hai ragione. Nessuno sano di mente si dimenticherebbe di noi e per quello che vi abbiamo fatto. Quello che avete fatto... Non è il problema quello che avete fatto, Riona. È come lo avete fatto. Eh? Ryobi inclina la sua testa, un po' confusa. Se volevate vendicare vostra sorella, dovevate venire dritta da me. Io non avrei corso e non mi sarei nascosta. Avrei preso la vostra sfida. Espongo il mio petto con orgoglio. Tutte quante mi guardano stupite e le loro teste si abbassano ancora. Sapevamo che era tutto un fraintendimento. La maestra Suzune ce l'ha detto. Sembra che tutte e due sapevano già la verità. Quindi, allora, lo sapeva, eh? La maestra Suzune è davvero una lingua lunga. Sì, ma anche le orecchie di una volpe. Le porte dell'infermeria si aprono e la maestra Suzune arriva. Ci mostra una... Mi porge una grande borsa piena di documenti. Guarda un po' qui. La borsa è piena di documenti, ecco appunto, l'avevo detto. Leggo la prima pagina e dice: regole dell'Aibijo dell'Elite. Le decisioni della scuola sono arrivate oggi. Voi cinque adesso siete la elite dell'Aibijo. Imu e Murasaki non possono trattenersi da squittire con gioia. E Miyabi, tu sei la leader. Imu e Murasaki squittiscono ancora più forte. Ryobi e Riona applaudono come possono nonostante le imbracature. Grazie molte. Le cinque di noi porteranno il nome dell'Aibijo in alto. Continuando a muoversi in sincronia, Ryobi e Riona mi danno un'occhiata perplessa. Cinque persone? Contando anche noi? Certamente, siamo una squadra, ricordate? Ma... Interrompo le mani di Ryobi e Riona fra le loro imbracature. Tutte quante cambiano. Tutti quanti cambiano. Per il meglio, per quello che possiamo. Ed è proprio vero per me. Nel mio caso. Tu davvero ci permetti di restare? I loro occhi cominciano a lacrimare. Imu le guarda e fa una faccia dura.
mi abbia detto che siamo parte del team. Cosa volete di più? Farete meglio ad ascoltare mia sorella. Lei sa sempre quello che vuole Miyabi. La frase di Murasaki colpiscono Imu duramente. Comincia a diventare rossa. Sì, beh, forse dovrei anche prestare un po' più attenzione a te. A cosa vuoi te, sorellina? Ti farebbe felice? E quando lo dice, la faccia di Imu diventa ancora più rossa. Sembra un polpo bollito. A vedere questo, non riesco a trattenermi dallo scoppiare a ridere. Murasaki squittisce ancora. Penso che questa sia la prima volta che abbiamo riso tutte insieme. A sentire ciò, Imu, Ryobi e Riona arrossiscono tutte. Ci sarà un sacco di prime volte per noi tutte quante davanti al nostro futuro. Guardo le facce di tutte quante. Abbiamo appena iniziato, sapete. Tutte quante mi danno un forte assenso. Siamo ancora nuove di tutto ciò. In molti modi... non posso dubitare che ci saranno tanti fallimenti e tanta confusione che arriveranno. Ma siamo una squadra e quindi possiamo lavorare duramente per raggiungere i nostri obiettivi, attraverso la sofferenza, la felicità, la rabbia e l'eccitazione. E adesso, tutte quante, per l'onore dell'Evigio, costruiamo una nuova leggenda insieme! È finita, ragazzi! Questo è la fine dell'Evigio Story Arc. Spero vi sia piaciuto, ci rivediamo con Crash Nitro Fueled e dopodiché con l'ultimo Story Arc di questo gioco. Ciao, ragazzi!